Salve a tutti, io mi chiamo Federico Luzzati e sono un neuroscienziato, cioè uno che studia il cervello. Diciamo, la mia occupazione principale è quella appunto di scoprire cose che non si sanno del cervello, faccio l'esploratore. Diciamo che però accanto a questa mia così ruolo principale, occupazione principale, mi piace anche occuparmi di divulgazione scientifica, perché vabbè, da un lato in Italia c'è un problema di diffusione della cultura scientifica e dall'altro è proprio qualcosa che dà grande soddisfazione, a me aiuta personalmente, mettere le cose in modo semplice è qualcosa che aiuta anche a me a capirle meglio. E poi dall'altro lato, beh, il pubblico migliore che si può sognare veramente è quello dei bambini. Io faccio il professore, quindi ho ragazzi, diciamo, che vanno dalla fine delle superiori fino a, forse a volte anche qualcuno al dottorato. Ma non c'è nessun pubblico che mi abbia dato mai tanta soddisfazione come i bambini, perché sono curiosi, perché gli piace cercare di capire, perché rispondono subito quando gli dai un input e a volte forse magari si pensa che queste cose che noi, di cui ci occupiamo, il cervello, insomma, sono cose troppo complicate per i bambini, ma lasciamolo decidere ai bambini. I bambini sono molto più intelligenti di quanto noi pensiamo e per esempio il cervello ce l'hanno anche loro, quindi qualche esperienza l'avranno fatta. Magari non capiranno tutto, capiranno a pezzi, però a forza di input sicuramente si diventa grandi.